Salve a tutti, io sono Loafdog e bentornati a Trek to Yomi. Ci troviamo in questa landa desolata, come la mette Hiroki. Beh, diciamo che è un modo un po' estremo di vederla, caro mio. Ad ogni modo, quando la morte ti dà i limoni, fai una limonata? Nuovo collezionabile trovato, vediamo. Yuzu Tsumagushi. Si dice che Izanagi, il creatore, diede fuoco al suo stesso pettine, lo Yuzu Tsumagushi, per rischiarare le tenebre dello Yomi e scorgere per l'ultima volta il volto della sua amata Izanami, nonostante questa lo implorasse di non farlo. Izanagi non poté sopportare di restare senza di lei, nonostante il terrore di ciò che avrebbe potuto vedere. Ok, quello che non mi quadra è il nesso pettine bruciato, rischiararsi dei cieli, non... Ma vabbè, ci credo, eh. Allora, è passato un po' di tempo, amico. Non venire proprio così a katana dura. Parare L1, ok. Non volevo neanche farla questa, in realtà. Non bastavano due. Vabbè. Mi ricordavo che due attacchi pesanti erano abbastanza, invece. Ok. Di nuovo. Ah, infame, bastardo. Ok, adesso sono tutti e due da quella. È anche più comodo, in realtà. Ok, devo prendere di nuovo il vizio di parare. Ecco. Ok. Quindi questa dovrebbe rappresentare la parte più recondita dello Yomi. Non mi è molto chiaro il tutto. No, questo è quello infame. No. Esatto, questo dovevo evitare. Vabbè. Oh, ciccio. Non ci prendiamo troppe libertà qui. Ah. Adesso un altarino mi farebbe... boh. Ciao. Ma cosa? Perché sta... Ah, perché per la barriera, è vero. Me l'ho scordata completamente. Ok. Come non detto, ragazzi. Ad ogni modo, stavo pensando... Non mi è molto chiaro... Tutto il concetto qui, vabbè. Immagino che uno a un certo punto debba solo dire... Ok, sta succedendo. Ma... Non hanno spiegato, cioè, magari un minimo di intervento divino, appunto, per cui Hiroki sia in grado di affrontare lo Yomi e di tornare dalla morte. Sapete, magari, esatto, cioè, per quanto poi sono sempre distanti... No, vabbè, giusto, non lo posso attaccare quando fa così. No, dai. Ecco. No! Non so neanche se mi ha preso, perché mi sa di sì. Comunque. Prendiamo la bastarda, la bastarda. La bastarda. Ah. La stamina. Attenzione alla stamina. Oh, bella. Ok. L'ultimo. No. Para. Para, che cazzo, Hiroki. Vabbè. Ok. Comunque, il comune dello Yomi dovrebbe darci un qualcosa solo per il favore che gli stiamo facendo di ripulire tutta questa... tutto questo pattume di gente. Capacità munizioni raggiunta, va bene. Qualcos'altro? No. Ok. Comunque dicevo, per quanto sì, in quasi tutti i media sono abbastanza, come dire, non amano immischiarsi comunque, cioè si fanno vedere poco gli dei, shintoisti, quindi ci può anche stare. Però sapete, almeno un... cacchio ne so, non so neanche chi sarebbe il più adatto, perché vabbè, Izanagi e Izanami...
Oh. Ah, ho perso la stamina. Ero tipo... mi vibrava il controller e non capivo perché. Sto merda se ne sta approfittando, scusate. Ah, è vero, io ho sbloccato un attacco pesante per girarmi. Ok. No. E bello, guardate che lezzi, se ne... Mannaggia, oh. Ah, bello. No! Quando ho perso tutta quella vita? Che cavolo. Vabbè, cosa stavo dicendo? Sì, almeno un... ciao Hiroki, sono Amaterasu. Mi è dispiaciuto molto per quello che ti è successo. Sei un combattente valoroso, quindi ti do una seconda possibilità. Invece di... Ok, tu e solo tu stai avendo questa opportunità. Ma non ti... Ma guardalo, spudorato proprio. Mannaggia, guardalo. Porca vacca, oh. Sì, vabbè, adesso subentra lui, è certo. Ok, ok, ho capito, questo livello è così. Va bene. Anche il gioco mi sta ricordando che ho il kunai. Va bene. Vogliamo giocare duro? Giochiamo duro. Dai. Forza. Tu, morto subito. Poi? No, non era mia intenzione, volevo affettare quell'altro, ma vabbè. Continuiamo a mancarci per... Il fatto è che lui... Sto infame bastardo... Ha la spada più lunga di quella di Hiroki. Vabbè. Ciao, ciao. I colpi inferti quando la stamina è finita fanno anche più danno, mi sa, perché non è possibile che con due fendenti mi faccia fuori l'amichetto. Dai. Vabbè, continua a indietreggiare, tanto cosa fa? Mi sponi altri nemici, più siamo è meglio, no? Oh, giuro. Come si cambiavano le armi? Voglio dargli una cannonata a questo punto. Se mi lasciasse, poi, figuriamoci. Dai, dai, se facciamo fuori lui. Ok, girati, cannone. Vai. Ah, fanculo. La grande Berta. Ok, mi ha distratto un attimo. No. Ciccio. To. dai, siamo caduti 4, credo, però... Siamo lì, No, perché appunto la cosa poi particolare sarebbe proprio questa. Non credo che Hiroki fosse l'unico degno di tornare dallo Yumi. E specialmente perché non è chiaro se Kagero sia ritornato dallo Yumi o se sia semplicemente sopravvissuto. Se anche lui è stato in grado di tornare... Non si tratta di essere degni dal punto di vista etico e morale, ma dal punto di vista della forza. Mannaggia. Bella questa. Solo che io non ho avuto una... ciao. Non ho avuto un checkpoint lì. Bestia infame. Ok, ci rivediamo lì. Ok, siamo messi leggermente meglio di prima, ma non tantissimo, per cui farei attenzione. Oh, è anche difficile, vabbè, penso che sia quello corazzato davanti, però... Ok. No. Però, se mi fai così... Vieni qui. Dai. Ecco, adesso posso? Grazie. Uff. Altare? Per piacere? No, eh? Ah, lui è infame adesso. No, scherzavo. Dovevo solo riprenderci io la mano. Abbiamo finito, cortesemente? Ok, se lo dici tu.
Qui credo solo di sapere. Quello in alto dovrebbe essere katana, giusto? E beh, quello in basso, corpo, karada. Quello in mezzo non ho idea. Allora, katana, corpo e qualunque cosa questo sia. Onesto. Adesso ci spappola. Non lo so, la strada è una sola. Non posso andare in tanti altri posti. No, li voglio proteggere, dai, lo posso dire? Sta roba, cioè, ma super fregato, perché all'inizio, cosa vuoi fare? Vabbè, voglio salvare gli altri. Poi lui ti chiede, il maestro, cos'è? E io dico, vabbè, vorrei anche tornare con sua figlia. Lui, sei una merda, perché fai così? Bro, cioè, non è che volevo dire salvare le persone e poi tornare da tua figlia. Cioè, mi ha bloccato in quella route lì. Ma così è, cioè, senza chiedere, senza troppi fronzoli. Allora, perché mi hai fatto la domanda la prima volta? Io per questo ho risposto Aiko. Perché dicevo, vabbè. Dicevo, vabbè, abbiamo già risposto la gente, magari al sensei farà anche un po' piacere che io tenga sua figlia, no? E invece. Che saltino! Ma sei proprio un atleta! No, no, ehi. Ma guarda se si. Cioè, la roba poi che rotolano dappertutto. Cioè, rotolano, si schivano. Manco fossero delle lepri. Cioè, questo che non. Puttana tua madre. No. Ok, è fuori uno. Fuori due? Dai. Ah. Tu non ti preoccupare, luce sacra, non mi aiutare. Non ne ho bisogno. Figo. Quindi. Cioè, più che altro sembra che tu stia seguendo me, non il contrario. Capacità munizioni, va bene. Ehi, là, tu chi sei? Energia aumentata. Bene. Immagino di dover andare di là. Però questo allora cosa fa? Collezionabile. Bella. Vermi. Ah, disgustose creature. Lo Yomi è una terra di decomposizione e corruzione. La terra dei vermi. Quando Izanagi scrutò il volto senza vita di Izanami, contro la sua volontà, furono queste immonde bestie a strisciare fuori dalla sua carne divelta. Inorridito da ciò che la sua bellissima amata era diventata, egli fuggì. Ok. E poi, ancora più divertente, perché Izanami è diventata un mostro e Aiko è rimasta uguale? Cioè, tecnicamente anche Aiko era diventato un mostro, però sconfiggendola. Magari a Izanagi mancava la forza di volontà per sconfiggere Izanagi. Izanami, scusate. Non puoi schivare dopo che. Va bene. No. È il momento dei kunai. Toh. Ecco. Sì, Dora, tieni, anche tu. Oh. Adesso altare, altrimenti ci arrabbiamo, ok? Porca puzzola. No. Dai, fallo fuori! Oh. Oddio, un punto. No, un punto vita no, con due di loro, con quello che tira la spada pure. No. Vai, cannone, cannone.
No, basta. Bellissima questa. Solo che spero ne sia valsa la pena. Cioè, datemi un altare. Mi hanno dato un portale, hanno fatto ancora meglio. Ok, ah, altare, bene. Nel mentre. No, ok. Sì, noi siamo incorruttibili. È un drago quello? Piano che c'è gente che passa qui, eh. Io stavo pensando in questo momento, ci saranno dei pazzi. Ah, devo correre forse. Ci saranno dei pazzi su YouTube probabilmente che avranno fatto il gioco senza fermarsi a nessun altare, tipo. Ok, vai, 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 vai. Ops. Ah, il maestro di spada questo, vabbè. Via, via. A posto. Abbiamo qualcosa qui? Munizioni? Sì. E? Collezionabile. Uva Ebikazera. Furiosa per via delle promesse infranta dal suo sposo con la fuga, Izanami evocò Yomotsushikome, la terrificante megera dello Yomi, per fermarlo. Izanagi gettò a terra il suo copricapo, che si tramutò in lucente uva. Anche se la Shikome si fermò per mangiare l'uva, l'espediente non rallentò il suo sanguinario incedere. Insomma, le ha dato l'uva, non è riuscito neanche a fermarla, mannaggia. Poteva farsi uno snecchino lui, nel frattempo. Allora, fuoco sopra... giorno? Probabilmente no, però. Shubidubi. Eccolo qua. Mi ricomponi il ponte cortesemente? Grazie, Yomi. Qua non si può andare, vero? Già, è proprio così. Ah, non posso andare lassù, ok. Pensavo ci fosse una strada secondaria. No, no. No, no, no. Sì, vai. Bella. Questa è la mossa più bella del gioco. Perché te li stordisci? Vai, vai, la stronza. No, la stronza. Vai, vai. Sì, appena in tempo. Bella. Quindi, sul serio però, perché mi sta seguendo sto coso? E la cercano da me, ma che cazzo? Fra l'altro, io non è che mi sia mai messo a uccidere gente che non lo meritasse, e poi... non ne ho mai ucciso... vabbè, probabilmente nel time skip. Però stavo per dire, cioè, non ne ho mai uccisi così tanti. Perché qui ce ne sono veramente tanti. Vabbè, l'hai già evocati, sì. No! Para, ciccio, para! Se nessuno si decide... rimangono tutti e due sullo stesso piano, ciao, cioè. Ok, no. Vabbè. Allora, non esageriamo. Ma guarda, senza contegno, senza ritegno, forza. Per fortuna queste sono le scartine. Ok. Quella è una bocca. Non mi piace. Ce la vedi solo tu, caro mio. Sul serio. Ah, qui è da dove sono venuto, ok. Qualcosa qui... ah, kunai. Sì, bow shuriken, come li chiama lui. I bow shuriken sono letteralmente degli spiedini, ok? Questi rappresentati, raffigurati qui, sono i kunai.
E che cacchio lo so io. Adesso non lo potevano sapere gli sviluppatori del gioco. Ma mannaggia. Oh. Bene, se mi lasciate recuperare la stamina per 2 secondi. Oh. Eh no, ovviamente. Oh, dai. Ah, che infame che sei. Questa però, cioè, ha fatto bene. Sì, sì, che lezzo, guardate, si teletrasporta proprio al momento giusto. Però, non basta. Ok. Sparato, mi piace Hiroki. Niente più pietà per questo luogo misero e infame. Ok, lì c'è un altro shuriken. No, Hiroki. Grazie, Hiroki. Questa è la via principale? Credo di no. Ah no, infatti, ok. Ah, per delle munizioni, neanche per un collezionabile. Ok. Di qua? No, c'è un ramo a terra, ok. E un bel altarino, ci sta. Beh, considerando gli altri due boss, cioè... Capacità. Munizioni. Beh, sì. Ci stanno riempiendo di roba, qua... Qua si scatena l'inferno. Ah, fighe le statue. Cioè, un po' inquietanti, per carità, però... Ma tu, cioè, chi sei che ti prendi anche gioco di me? Cioè... mi manca il terzo simbolo, credo. Beh, oddio, non dovrebbe essere un problema in realtà, perché se manca solo il terzo. Però voglio vedere qui cosa succede. Ah, ok. Va bene. Quindi lui... Lui... E infine lui. Sì, cioè, appunto, siccome era solo uno, potevo continuare a girare la ruota finché non avrebbe funzionato. Comunque. Ben svegliato. Quali parole? Sono perplesso. Ok. Ah, va bene. Beh, in realtà si intravedono. Sì, esatto. Poi c'è il fuoco. Ah, devo andare nel verso giusto? Forse? O devo selezionare... No, devo selezionare... Buh. Vabbè, noi... Sì, sì, perché sono solo 4. Vabbè, il primo è questo. E quindi... Sì, sì, pazienza, ok. Dopodiché... No? Sì, dovere. Ok. Bene, quindi ho sbagliato prima, palesemente. Poi... Lealtà, benissimo. Ne avessi imbroccato uno. Coraggio, va bene. Ah, certo. Dei 4 elementi. Possiamo... No, eh. Dico oltrepassare il grande muro cattivo dopo averci assicurato un... dopo esserci assicurati un checkpoint. Che parola sarà stavolta? Ah, nessuna. Ok. Nulla di interessante. Ok. Altarino e munizioni raggiunte. Va bene. All'attacco!
Ah, gli infettini. Ok. No. Scusate, eh. Ah, meglio. Quindi adesso ci fanno un bel remix di tutti i nemici. Sì, pare proprio di sì. No, cioè, non hanno speranze con questa tecnica, sul serio. Perché almeno quelli, gli spiriti erano un po' più veloci. Loro no. Già, chissà se è una buona cosa oppure no. Oh, Kamusubi no Mikoto. Fuggendo dagli orrori dello Yomi, Izanagi lanciò un pettine contro la mostruosa megera, Shikome, che interruppe il suo inseguimento per mangiare i germogli di bambù spuntati dal pettine. Oh, però sta megera era affamata, poverina. Le butta l'uva e si fionda. E le butta i germogli di bambù e va a mangiare. Cazzarola, dalle una zuppa di ramen e vedi che diventate amici a sto punto. Cioè. I Raijin e il loro esercito si unirono alla caccia e Izanagi, vedendo che neanche la spada Totsuka no Tsurugi riusciva ad arrestare il loro impeto, gettò delle pesche contro quella folla inferocita. Quindi fuggì e loro ad avvinghiarsi alle pesche e subito a mangiare. Cioè, appunto, particolare sta cosa degli spiriti affamati. Inoltre, mannaggia, me ne sono perso uno. Cioè, ci sta a fregarlo una volta, dice, vabbè, anche per provare, dice, un po' di cibo terreno, ci sta. Però è uno, è due, è tre, e dopo è un vizio. Boom! Posso entrare? Sì! Stordimento... Stordisce e pare ignorando la combinazione di due attacchi. No, voglio provare. Ah, non posso. Mannaggia. No, questa è una bomba, se è quello che ho capito. Cioè, è corrispettivo di quello che stiamo facendo, però pesante. Cioè, se faccio... No. Non credo sia questo. Comunque. Ah, invece sì. Allora è sempre meglio quello che usiamo noi. Sì, mille volte meglio. Ok, figo questo effetto. Ehi. Però consuma un sacco di stamina, eh. Questo va detto. Ecco qui. Colpo di grazia. Stavo per dire, mi meraviglio, cioè i Rocky davvero coraggioso a non cagarsi addosso. Me l'ero dimenticati loro. A passeggiare su questo ponticello, però giustamente è già morto, quindi... Cosa può fare, morire di nuovo? Ok, shuriken... Ah no, collezionabile. Totsuka no Tsurugi. Con la sua sacra lama Totsuka, Izanagi resistette indomito all'immonda Shikome che lo inseguiva attraverso il regno delle tenebre. Tuttavia, questa non è altro che la spada perduta dell'ennesimo uomo caduto, costretto ormai per sempre a vagare nella corruzione dello Yomi. Esatto, il mio punto è proprio questo. Perché gli altri vagano per sempre e Hiroki no? È una questione di volontà? E specialmente come erano fatti i giapponesi, onore, 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 non credo che fosse l'unico con la volontà. Quindi... Ci deve essere qualcosa sotto. Oppure un plot device e basta. A un certo punto uno deve anche poter scrivere la storia che vuole senza preoccuparsi troppo. Uh,
Sì, t'ho visto. Vieni qua. Bravo, papà. Vieni. Ah, tu invece sei monello. Mi piace quello steso lì dentro. Oh, no, no, no. Mannaggia, ho rollato. E ho rollato, signori miei. Non è che sono stato lì fermo. Appena in tempo. Collezione? No. Sì. Punta di naginata. Non c'è simbolo migliore dell'amore tra Izanagi e Izanami della Amenonuhoku, la lancia celestiale. Una naginata come questa. E con questa, dall'alto dei cieli, i due kami agitarono i mari e fecero emergere Onogoroshima, la prima terra. Lì costruirono il loro palazzo e stabilirono la loro famiglia. Non potevano sapere che orrore li attendesse. Si dice che l'Amenonuhoku sia ora tenuta nascosta, in quanto può essere usata per distruggere il mondo, così come un tempo fu usata per crearlo. Figo. Basta con questo egoismo. Volevo salvare la gente, l'ho detto all'inizio. È un po', non è difficile, mannaggia. Oh. E che antagonismo te invece però, eh? Qualcosa di interessante prima di essere zippato dall'altro lato della terra? No, boom. Grazie, Scotty. Ah, per un momento. Ok. No, c'era qualcosa. Ah, mannaggia. Beh, forse dopo averlo ucciso? Vediamo. Adesso... che cavolo. Carica checkpoint. Magari erano solo munizioni, eh. Però... erano qui? Sì. Munizioni, va bene. Sono pronto? Non allo sparo, però. Quello mi frega un po'. Guardalo, che lezzo! Cioè, aspetta che io sto nell'animazione di un pendente prima di sparare. Guarda che lezzo. Basta con l'oblio, seguo la gente, dai, mi hai rotto il cavolo. Collezionabile, energia, salute. Benissimo. Ah, e basta però. Oh, ma ho rollato. Ma i roll non significano niente in questo gioco. No, ciccio. Le testate sono lezze di questi qui perché sono velocissime. E boom. Bene. Non siamo messi benissimo, eh. No. Non credo riesca a prendermi da oltre lo schermo, però tanto quello davanti c'ha la Waller e quindi va bene così. Scusa, permetti? Permetti, lo faccio anch'io? Ecco. A un certo punto. Ok. Ovviamente lì ci possiamo teletrasportare, però la casetta mi intriga. Probabilmente sarà la mia fine. Vestito macchiato, scosso dalla terribile esperienza nello Yumi, Izanagi tentò di purificarsi dalla corruzione bagnandosi nelle acque del lago Misogi. Amaterasu, il sole, nacque quando Izanagi si lavò l'occhio sinistro. Tsukuyomi, la luna, prese vita dal suo occhio destro. Dalla sua bocca si animò Shinatsuhiko, il vento. Dal suo naso emerse Susanoo, la tempesta, e dai suoi abiti abbandonati arriva 12 altri potenti kami videro la luce. È così che ebbe inizio l'era dei celesti dominatori.
Questo concetto poi quasi universale, perché in tutte le prime religioni c'è questa roba strana del dei che nascono da pezzi di altri dei, e fin tanto che sono proprio pezzi fisici, organi, ci sta. Ma che nascano dai vestiti, dici, però perché no? Ok, munizione per Ozuzu. Allora, caro mio, chissà adesso dove ci porterà. Penso manchi poco alla fine del livello, considerando almeno solo il numero di collezionabili. E boom, checkpoint, e abbiamo anche un altro visto, è il penultimo. Yomotsu Hirasaka. Questa è un'immagine dello Yomotsu Hirasaka, il portale del nostro mondo che conduce allo Yomi. Una volta fuggito dalla Terra delle Tenebre, Izanagi ne sigillò l'accesso con un masso. Dall'altro lato, Izanami, la sua defunta amata, accecata dalla rabbia, giurò che avrebbe trascinato 1000 anime al giorno nello Yomi. Izanagi promise quindi che avrebbe dato vita a 1500 anime al giorno per contrastare tale minaccia. Fu così che la furia vendicativa di Izanami diede inizio al ciclo della vita e della morte, la grande ruota su cui io stesso ora giro. Mi sto avvicinando alla fine o all'inizio? Alla fine, bro. Però c'è da dire. Infame, Izanagi, cioè. Alla fine tutto sto rancore solo perché al marito non piaceva più. E voglio dire, assomigliava a questi qui, ci può anche stare, no? Una cosa è dire, beh, ma non sono cambiata, sei tu che non mi vuoi. L'altra invece è dire, beh, effettivamente sono uno zombie. Ci sta che non sia più attratto da me. Un po' di onestà intellettuale, no? Ah no, roll. Ah, finalmente una volta ha funzionato. Oh, ha avuto uno scattino il gioco. Ultimamente mi sta succedendo spesso, non so se per via della scheda di registrazione a sto punto, perché non mi capitava mai prima, quindi boh. Oddio, effettivamente non so come possa impattare. Munizioni. Collezionabile? Forse? Sì. Onusa. Ancora oggi ci purifichiamo come fece Izanagi dopo aver attraversato le impurità dello Yomi, per liberarci dalle contaminazioni e dal peccato. Quando non c'è acqua corrente, la bacchetta Nusa può essere utilizzata per scacciare la corruzione. È una visione gradita, per quanto sia consapevole che neanche tutte le Nusa della Terra sarebbero in grado di purificarmi ora, effettivamente. Però, hey, magari è un buon segno. Non è un inganno, mi sa che è uno scontro finale, più che altro. Chi sarà il guardiano che cercherà di impedirci di uscire? Bella, vecchio. C'è anche per presentarsi a chiunque si... È un altro Hiroki? Beh, preparati a un altro, esatto. Ah, Aramitama, ci sta. È un altro yokai. Cos'è, persona? Io non sono te, tu sei me. Wow. Ehi, il vero me non userebbe mai certe combo. Il vero me usa solo questa, bro. Ecco. Ah, però non rimane stordito. Vabbè, ci sta, è un boss. Cioè, si è stordito per il contrattacco. Vabbè, ma sarà a due fasi come il maestro. Non è possibile. No? Quel punto di domanda nel trofeo rende tutto più chiaro, eh. Non è la fine. Ok, eccoti. Adesso possiamo parlare civilmente? Sì, siete i Mitama, ho ben capito.
Non abbiamo equilibrio. Ah, ecco perché i quattro. Ci sta, ci sta. Ah, lui da bambino. Ah, ci sta però. Ci sta come cosa. Ci sta davvero, no? Per le scelte che abbiamo fatto, dire che non abbiamo equilibrio. Ah, così ci danno l'ultima opportunità di scegliere definitivamente, ok. Vabbè, a sto punto, cioè... Non è tanto per... cioè, Aiko, ti voglio bene, però... Appena ti ho menzionato proprio minimamente, e il sensei e lo spiritello, sei un coglione, sei una merda, non sai che cazzo sei vivo a fare, anzi sei morto, ma perché non sei morto di nuovo, brutto stronzo? A sto punto scelgo il dovere, chiamala peer pressure, chiamala come vuoi, però. Tanto a un certo punto comunque vi dovrete ricongiungere. Mi hai condannato, bastardo! Azz, dovevi proprio infilzarla? Il sensei, come hai potuto fare questo a mia figlia? Ok, è tempo di vendetta, signori. Anche se la chiameremo salvare gli abitanti del villaggio. Kagero. Eccolo lì, il cornuto. Ok, una via dritta. Era una via dritta. Bene. Affronta Kagero. Ah sì. Allora, frecce, ma... Ok, è tutto ciò che... Immagino ci siano dei collezionabili anche qui, vediamo. Nana? Ha voglia. In realtà... Siccome è l'ultimo livello... ma noi abbiamo fatto anche questo, vero? Oh no, abbiamo affrontato solo questo livello qui. E allora mi sa che il finale lo lascio per la prossima volta, sperando che non sia davvero troppo corto questo livello. Chiuderei qui l'episodio. Quindi, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Da Loafdog è tutto, e ci vediamo alla prossima, Samurai. Ciao ciao!